Racconta la storia dell'aviazione e dello sport che la vedova di Francesco Baracca, mitico aviere italiano durante la Prima Guerra Mondiale, cedette ad Enzo Ferrari l'emblema di volo del marito caduto, il cavallino rampante. Quell'emblema rimase, oltre che sulle rosse in pista, anche come simbolo della 91esima squadriglia dell'aeronautica militare, detta degli Assi, che oggi fa parte del decimo gruppo di volo. Quest'ultimo fino a ieri di stanza a Trapani e adesso trasferito con tutti i suoi F-16 nella base di Gioia del Colle, dove opererà sotto le insegne del 36esimo stormo. Una new entry che di fatto trasforma Gioia del Colle nel punto di riferimento per la difesa dello spazio aereo di tutto il Sud Italia. Sono molto felice e onorato di raccogliere il testimone al comando del decimo gruppo, che è il gruppo caccia più storico dell'aeronautica. È un passo importante oggi verso il consolidamento dell'importanza della base come polo di difesa aerea della parte sud dell'Italia. L'arrivo del decimo gruppo è stato festeggiato con uno spettacolare passaggio di consegne alla presenza, in volo e non sul parterre, del comandante in capo della squadra aerea italiana, Carmine Pollice. A Gioia del Colle, così come a Grosseto, bisognerà assicurare la difesa aerea ogni giorno, 365 giorni l'anno. Un tempo queste basi montavano d'allarme un giorno sì e un giorno no, si alternavano. Invece adesso queste basi, e questa base di Gioia del Colle, dovrà essere operativa continuativamente senza soluzione di continuità. Bolidi, oltre il muro del suono, come le Ferrari, certo, ma con in più la capacità di volare, per l'uomo e per il cavallino rampante.